Ciao amici! Per il nostro indovinello della cultura voglio parlarvi di una green girl italiana. Schietta, coerente e seria nell'azione. Fa un appello ai politici italiani di rinnovarsi con le azioni. E allora non ci resta che prendere la mia magica valigia. Chissà che libro si nasconde qui dentro. Frequentava una cascina a San Giuliano, vicino a dove abita, dove si pratica la permacultura. Sapete cos'è? Ve lo racconto. È un insieme di pratiche agricole e verdi atte a soddisfare i bisogni della popolazione. Capisce che ogni persona conta, che il cambiamento del singolo fa la differenza per l'ambiente e per il mondo. Poi cresce, si informa e passa all'azione. Entra a far parte di Friday for Future Milano e successivamente Friday for Future Italia. Ma il suo sogno è avviare un progetto di rigenerazione, ovvero ridare vita a terreni che sono stati sovrasfruttati, inquinati, che si sono desertificati e che sono morti a causa del consumismo umano. L'attivismo ormai è parte di lei e questa emergenza sanitaria dovrebbe farci riflettere sulle reazioni della natura e degli animali e il suo rapporto e rispetto che dovremmo avere nei loro confronti. E sono certa che indovinerete di chi sto parlando. Il nostro viaggio finisce qui e ricordate sempre che la magia delle parole rimane il regalo più bello a qualsiasi età. Ciao!